Angela, veniamo un attimino a, diciamo, questa emergenza, perché tu hai dei suggerimenti su come appunto gestire l'emergenza, ok? Poi magari parliamo anche dei convegni, però diamo questi suggerimenti al momento. Allora, io proprio recentemente ho realizzato un video sul... Attenzione perché ti sento più bassa adesso, Sì, no, un po' di linea, sì. Dico, ok, ci siamo, ok. Io ultimamente ho realizzato un video anche che si può trovare su YouTube, diciamo, sull'emergenza, soprattutto su come gestirla a livello psicologico, ma soprattutto cosa sta provocando e cosa in prospettiva, secondo le ricerche, provocherà. Perché anche siamo adesso, soprattutto negli Stati Uniti, i team di ricerca hanno selezionato alcune possibili conseguenze anche post-pandemia, no? Diciamo, i disastri che ci potremmo portare. Intanto adesso siamo in una situazione di isolamento sociale, come ovviamente tutti combattiamo con questo quotidianamente, e anzi distanziamento sociale, cioè c'è inibito per un discorso di sopravvivenza, che si muore, questo è dato in realtà che per fortunatamente adesso ci sono meno decessi, no? E comunque ci sono meno infettati secondo appunto, diciamo, appunto le ultime notizie, però effettivamente c'è un dato in realtà, non è, ecco qui una ipocondria a proposito di ipocondria, quindi abbiamo dove avevo una paura fondata, di stare a casa il più possibile per evitare problemi. Allora, però cosa ci manca? A livello psicologico ci manca il contatto diretto, lo sguardo, no? L'abbraccio, manca semplicemente uno Tanto. sguardo che libera endorfine, l'ormone del piacere e della felicità. Questo contatto, che apparentemente abbiamo per scontato, abbiamo sempre dato per scontato, non permette quella felicità, cioè siamo un po' tristi, un po' tutti depressi, proprio perché manca questo forte elemento che scatena e libera le endorfine cerebrali, i nostri oppioidi endogeni si chiamano, come se fossimo, quindi è come se avessimo in realtà una sindrome di astinenza, fondamentalmente. Attenzione perché mi arrivi un po' male, Angela, mi Sì, raccomando. ok, sì. Quindi, come se fossimo in sindrome di astinenza, ci manca proprio quello scatto, quel rapporto fisico, anche quel rapporto semplicemente col contatto oculare, che ci permette come dire, di darci quella spinta in più. E allora, quello che posso fare ovviamente è quella di utilizzare gli strumenti digitali, Skype, telefono, come facciamo adesso, per accorciare quelle distanze, che anche se non possono essere accorciate e azzerate, come avviene nella vita reale, però è io dico un surrogato, un qualcosa che non è proprio uguale alla realtà, però che ci permette di avvicinarci e di contrastare la depressione, perché io per esempio ho sentito alcune persone già magari con una fase depressiva avanzata, a prescindere dalla pandemia, no? Che non hanno proprio le risorse, addirittura sono stanche, sono talmente giù di morale che anche hanno voglia di parlare al telefono. Siamo delle condizioni chiaramente cliniche, però ecco, non solo la forza di volontà, ma chiaramente anche il supporto sociale dei familiari che restano con noi a casa, deve essere un aggancio, anche se vogliamo una stampella che ci permette poi di ritornare alla vita reale, anche perché non sappiamo effettivamente quando finirà. Cioè, nel senso, è questo che dà uno strano senso di incertezza del futuro, e ci deve spingere ancora di più a coltivare ogni giorno, ecco, magari anche la ginnastica in casa, perché non si può anche uscire, Certo, perché no? tutto un altro Anzi, è tipo di quella che rutina, ci vuole ragazzi. in questo periodo, perché poi alla fine si mangia, si sta seduti e Immobile. dobbiamo.